Allora, nel corso dell'ultima lezione, della scorsa, abbiamo introdotto il rumore termico e abbiamo visto che questo può essere ben modellato attraverso da un processo gaussiano bianco. A meno 0, SSL e con BSD abbiamo detto K T mezzi, dove K è la costante di Boltzmann, T quindi è la temperatura in Kelvin, e in genere questa quantità K T viene indicata nelle telecomunicazioni con la lettera N0, così la notazione è più rapida. Quindi molto spesso diremo che la densità spettrale potenza del rumore è N0 mezzi. N0 è soltanto una versione compatta di K per T. Giusto per darvi un'idea, a temperatura ambiente, cioè 20 Celsius, quindi 273 Kelvin, K per T fa circa 4 × 10^-21 watt per Hz, quindi watt su Hz, perché questa qui è una PSD, quindi la densità spettrale di potenza, quindi integrata rispetto alla frequenza da una potenza, cioè watt, quindi è watt su Hz. Bene, questo è il rumore che introduce un sistema ed è causato dall'agitazione termica degli elettroni. Tuttavia, spesso o quasi sempre nelle telecomunicazioni, il rumore generato da un sistema viene filtrato dal sistema che lo segue. Il rumore in uscita quindi non sarà più bianco, sarà sempre gaussiano, perché l'uscita di rumore gaussiano, se è un processo gaussiano ma l'ingresso è un sistema lineare del ben variante, l'uscita è sempre un processo gaussiano. Si capisce bene perché l'uscita è combinazione lineare degli ingressi e qualsiasi combinazione lineare di variabili aleatori gaussiane è ancora gaussiana, quindi è chiaro che un processo gaussiano, quando viene filtrato da un filtro lineare, in uscita dà luogo a ancora un processo gaussiano. Tuttavia la PSD non è più piatta, perché viene moltiplicata per la risposta in frequenza in modulo quadro del filtro e dunque sarà in genere colorata. Insomma, la PSD del rumore in uscita è la PSD del rumore in ingresso per HDF modulo quadro, e quindi è N0 mezzi HDF modulo quadro. Se per esempio HDF modulo all'andamento di un filtro passo a basso guadagno unitario, allora la PSD in uscita avrà lo stesso andamento e come vedete, se qui magari metto anche la PSD in ingresso, del rumore in ingresso, in ingresso è bianco il rumore, PSD piatta, in uscita il rumore ha questa PSD, non è più bianco, è sempre gaussiano, SSL, ma non è più bianco, in questo caso il rumore colorato. La ragione di questa relazione l'abbiamo già vista nei richiami di teoria segnali che abbiamo fatto i giorni scorsi. Il rapporto ingresso-uscita fra
Le correlazioni è la correlazione ingresso dell'uscita è uguale alla correlazione ingresso convoluto alla correlazione del filtro, trasformata di Fourier, la PSD in uscita, o SD, insomma, la densità spettrale in uscita e la densità spettrale in ingresso per il modulo del filtro al quadrato. Ed è quello che abbiamo scritto qui. Ok? Questo vale sempre. Proviamo a particolarizzare questo discorso, che è solo molto generale, al caso particolare di qualche specifico filtro che io vorrei poter utilizzare in un sistema di telecomunicazioni. Ad esempio, che succede quando ho rumore termico in ingresso a un filtro bassa banda? Quando scriverò bandpass filter, low pass filter, high pass filter, sarà sempre un filtro passa banda, passa basso, passa alto, ideale, a guadagno unitario. Quindi la risposta in frequenza sarà 1 nella banda passante e 0 altrove, con banda di transizione nulla. Ok? Filtro ideale, insomma. Beh, prima di analizzare questo schema e capire qual è la PSD e il rumore in uscita, voglio solo darvi una mezza idea del perché questa operazione potrebbe essere utile in un sistema di telecomunicazione. Supponete che voi volete trasmettere un segnale la cui PSD in banda base, la cui densità spettrale è un triangolo, soltanto perché è più facile rappresentare. Quando lo trasmettete su questo canale lo modulate e quindi a banda base il segnale passa in banda passante e avete questo aspetto più o meno. La PSD è concentrata proprio perché è in banda passante, o la SD se è un segnale di energia, è concentrata attorno alla frequenza più o meno FC, frequenza da portante. Questo è il segnale trasmesso. Il segnale ricevuto però non è questo, perché l'apparato ricevente, ad esempio un'antenna, genera anche il rumore termico. E poi vedrete la sovrapposizione del segnale utile ricevuto e del rumore termico, che abbiamo detto essere bianco. E dunque avere componenti di potenza su tutto l'asse delle frequenze. Il segnale ricevuto ha dunque questo aspetto. O meglio, superposizione del segnale trasmesso e del rumore termico. Prima di mandarlo al demodulatore, che è un down converter, cioè prende il segnale in banda passante e lo riporta in banda base, uno potrebbe chiedersi: visto che il segnale utile è concentrato alle frequenze più FC e meno FC, mentre il rumore sporca, fra virgolette, tutte le frequenze, perché devo tenermi questo segnale qui, in cui c'è il rumore che sporca, come detto, tutte le frequenze? Non sarebbe meglio se io passassi questo segnale qui ricevuto in un filtro bassa banda, centrato alle frequenze più o meno FC, in modo da mantenermi il segnale utile? Filtro bassa banda, centrato alle frequenze più o meno FC, e selezionare solo questa porzione di rumore. Ok? Sto eliminando il rumore fuori banda. E' questa operazione qua. Quindi ha senso mettere un filtro bassa banda prima del demodulatore, perché ha il compito di eliminare il rumore fuori banda. La banda è W, concentrata attorno alle frequenze più o meno FC, in questa maniera elimino il rumore fuori banda, ma preservo il segnale. Tra l'altro, come vi ho detto, avendo
una PSD piatta, poiché il rumore è modellato come bianco, la potenza di questo segnale qui è infinito, perché la PSD è piatta e quando integrate la PSD che fa n0 mezzi da meno infinito a più infinito, l'integrale fa più infinito e la potenza è infinita. È un assurdo, ma l'assurdo nasce dal fatto che abbiamo approssimato quel rumore che non è bianco come bianco, perché la PSD è vero che è piatta, ma è piatta in una regione di frequenze, come abbiamo già detto, che vanno dal fino al terahertz, poi dopo se ne va a zero. Noi invece l'abbiamo assunto bianco e quindi abbiamo detto che è piatta anche oltre il terahertz. Però siccome frequenze all'ordine del terahertz sono frequenze molto alte, per i nostri fini lo possiamo tranquillamente modellare come bianco, ricordandoci però che c'è questo piccolo assurdo, che questo rumore qui in ingresso, essendo bianco, ha potenza infinita. Ma tanto, qualsiasi operazione faremo a valle presupporrà un filtraggio che quindi limiterà la banda del rumore e in quella banda la potenza non sarà più infinita. Questo è un esempio: in questa banda la potenza non è più infinita, ma è l'integrale di questa PSD, e quindi è quest'area qua. Ok? Questa è la motivazione di questa operazione qui. Fatemi dare un nome al segnale uscita. Beh, se filtro un segnale che ha il rumore, che ha banda infinita e ha PSD piatta ovunque, e lo filtro un filtro passa banda, otterrò un segnale che ha componenti frequenziali solo in quelle bande, più o meno FC, e dunque un segnale passa banda. Fatelo chiamare allora bandpass, giusto per ricordarmi. Qual è la PSD di questo segnale? È molto semplice. La PSD di ingresso è piatta, n0 mezzi. Il filtro ha una risposta in frequenza che fa 1 nella banda W centrata attorno a FC, quindi questa FC meno W mezzi e questa qui è FC più W mezzi, stessa cosa di qui. Anche se non leggete, ascoltate me, due rettangolini centrati a più o meno FC, di ampiezza W, ognuno, ok? Altezza 1, niente più di questo. Di conseguenza non può che essere che l'uscita ha densità spettrale di potenza pari al prodotto di questi due oggetti e quindi, come prima, si tratta di due rettangolini centrati attorno alle frequenze più o meno FC. L'altezza stavolta non è più 1, guadagno del filtro, ma 1 al quadrato per n0 mezzo. N0 mezzo. E proprio perché la PSD del rumore in uscita ha questo aspetto, io dico che questo è un segnale bassa banda, perché ha una PSD concentrata alle alte frequenze, attorno a più o meno FC. È esattamente il discorso di sopra, particolarizzato. Sopra era un generico filtro passo a passo con andamento tipo campana, filtra le basse frequenze, taglia le alte frequenze, è un filtro non ideale quello. Questo invece è un filtro ideale passa a banda, e quindi filtra soltanto la banda di frequenze attorno alle
frequenza P o meno FC. È interessante a questo punto valutare la potenza di rumore in uscita. Che è l'integrale a PSD ma l'integrale a PSD è l'integrale di questa funzione qui che sono due rettangolini e quindi è l'altezza dei due rettangolini n 0 mezzo per la base dei due rettangolini W e siccome sono due la potenza è N0W. Ok? È interessante anche valutare la autocorrelazione. Come la valuto? Antitrasformata di questo segnale. Questo segnale è una finestra rettangolare traslata più o meno FC. L'antitrasformata chi sarà? Chi è causa una finestra rettangolare in frequenza? Una sinca nel tempo. Chi è causa uno spostamento delle frequenze P e meno FC? Un coseno nel tempo. E allora sarà W sinc di W tau, perché così la sua trasformata sarà una finestra rettangolare Y di F su W, che è proprio questo oggetto qui. L'altezza è n0 mezzi, ma poi ci serve anche un coseno che la sposta questa finestra rettangolare a destra e a sinistra di FC e quindi si serve un 2 coseno di 2π FC tau, perché il coseno dà luogo a un mezzo delta e un mezzo delta. Se invece noi vogliamo spostare a destra e a sinistra ci vuole due volte il coseno. Questo 2 e questo 2 semplificano e quindi abbiamo N0W sin di W tau coseno di 2π FC tau. E infatti a 0, autocorrelazione a 0, la sinc fa 1, il coseno fa 1 e rimane la potenza che è N0W di nuovo. Facciamo un altro esempio. Prendiamo lo stesso sistema di prima, in cui c'è del rumore termico. Per esempio che ho usato l'antenna che riceve, che va in ingresso un filtro passabanda ideale, per esempio potrebbe essere un filtro che elimina il rumore fuori banda, a cui mettiamo in cascata il demodulatore, che è un oggetto che fa la conversione a banda passante e a banda base, abbiamo spesso chiamato down converter. Quindi down conversion, l'operazione che da banda passante porta in banda base. Di conseguenza
lasciate che chiami l'uscita N compedice LP. Dove il pedice LP sta per low pass. Segnale complesso. In realtà, per essere più preciso, all'uscita del down converter vi ricordate che cos'era? Moltiplico per radice 2 coseno e filtro passo a basso, è un ramo. Moltiplico per meno radice 2 seno e filtro passo a basso, ho un altro ramo. Le due componenti si chiamano componente in fase e componente in quadratura. Quindi l'uscita è un vettore. Sono due uscite al down converter. Che noi scriviamo in maniera del tutto equivalente come un unico segnale complesso. Bene. Quindi è un segnale complesso, ma in realtà stiamo soltanto avendo a che fare con due segnali reali. Qual è la PSD del rumore in uscita? Qui sotto rifaccio gli stessi disegnini di sopra. Densità spettrale di potenza del rumore in ingresso è bianco e quindi è piatto. All'uscita del filtro passabanda abbiamo a che fare con un rumore colorato. La cui PSD è quella rappresentata di sopra. Il filtro ha tagliato tutte le frequenze che non si trovano attorno alle frequenze più o meno FC, banda W, e ha dato luogo a un segnale passabanda. Rumore PSD non piatto, rumore colorato. All'uscita la PSD del rumore NLP, quindi l'equivalente passo a basso. Che aspetto ha? Bene. Per ricordare, per capire che aspetto abbia questa PSD, basta che ricordiamo qual è la relazione fra la PSD dell'equivalente passo a basso e la PSD del segnale passo a banda. Se ricordate, quando abbiamo introdotto l'equivalente passo a basso, abbiamo anche detto che la PSD del segnale passo a banda, un generico segnale passo a banda X bandpass, si poteva ottenere prendendo un mezzo la PSD dell'equivalente passo a basso, traslando la frequenza FC, e la PSD del segnale passo a basso, ribaltata, traslando la frequenza meno FC. Ok? Insomma, se il segnale passabanda si ottiene prendendo il segnale passabasso e portando le frequenze più o meno FC, è chiaro che la PSD deve avere questo aspetto. Grazie ad un mezzo otteniamo che l'energia o la potenza del segnale passabanda è pari all'energia, potenza e segnale passabasso, perché abbiamo due volte questo integrale, con un mezzo fa una volta questo integrale, quindi una volta sola energia, potenza e segnale passabasso. Ora, trasferitelo a questo caso particolare. Voi avete questa PSD che si vede subito essere la somma dei due termini, uno trasferito alla frequenza meno FC, questo qui, e l'altro trasferito alla frequenza più FC, questo qui, diviso 2. Di conseguenza la PSD del segnale passo a basso è questa qui. Infatti, se prendo questa, la divido per 2, la porto a frequenza FC, ottengo questo. N0,5, N0. Se prendo questa e la porto, la ribalto, rimane uguale per il rettangolo, la porto a frequenza meno FC e la divido per 2, N0,2 fa N0,5. E quindi è proprio quella la PSD dell'equivalente passo a basso. Perché? Perché poi dopo,
se la porta in banda passante, ottengo questo. L'autocorrelazione, la densità spettrale quindi è un rettangolo, altezza n0 e tutta quanta è w, quindi va da meno w mezzi a w mezzi, quindi è una finestra rettangolare f su w, per cui l'autocorrelazione è n0 w sinc di w tau. E la potenza è di nuovo n0w. Vi ricordo che stiamo facendo questi esempi perché probabilmente questa sarà la catena ricevente, ma non riceveremo soltanto il segnale utile che verrà filtrato a bassa banda, non gli succede nulla, e poi convertito in banda base ottengo l'equivalente passo a basso e lo mando al destinatario. Purtroppo riceveremo anche il rumore, e per il rumore succederà queste cose qui, succederanno al rumore, verrà tagliato, diventerà un rumore correlato e poi verrà convertito in banda base e avrò una PSD piatta nella banda di interesse 0,1. Ok? Vedremo poi che effetto ha questo rumore. Voglio solo farvi un esempio che può essere interessante. E l'esempio è questo. Che succede se io campiono quel rumore a passo inverso della banda? Ve lo dico soltanto a voce, tanto avremo modo di affrontarlo. Se campiono questo rumore, questo processo qui, a passo inverso della banda, avrò un processo a tempo discreto. Questo processo a tempo discreto come sarà? SSL, perché il processo pre-campionamento è SSL. Sarà gaussiano? Sì, perché se questo processo è gaussiano vuol dire che tutti quanti i valori n di LP di t per qualsiasi sia t reale è gaussiano, e di conseguenza anche quando t prende valori in k su w, k volte inverso la banda, anche questi campioni sono gaussiani. Allora, per descrivere quel è a meglio nulla? Sì, perché il processo d'ingresso pre-campionamento è meglio nulla, i suoi campioni vuol dire hanno tutti meglio nulla. E la correlazione qual è? Beh, la correlazione fra due campioni è la media di un campione per un altro. Un campione è k su w, l'altro campione è h su w, l'autocorrelazione sarà esattamente questo oggetto qui, ma il ritardo sarà k meno h su w. Quando al posto di tau ci mettete k meno h su w, w semplifica, questo è sinc, ragazzi, sinc, l'inverso della banda trasformata in una finestra rettangolare è una sinc. Quando semplificate la banda otterrete la sinc nel punto h meno k o k meno h. Ma h è un intero, k è un intero, quanto vale la sinc in k meno h? È la sinc degli interi, e la sinc degli interi fa 1 delta, perché se l'intero fa 0 la sinc fa 1, se l'intero è diverso da 0 io posso prendere tutti i numeri della sinc e fa 0. Quindi otterremo un'altra correlazione nel caso di rumore del processo campionato, quindi r di m, che è n0w sinc di m, dove m è il ritardo fra questi due campioni, è h meno k, ma questo non è nient'altro che n0w delta di m,
perché la sync agli interi fa 1 a 0 e 0 altrove, quindi una delta di Dirac, tempo di scrivere. Autocorrelazione impulsiva, rumore bianco. Ok? Quindi questo rumore qui non è bianco, perché è una PSD piatta soltanto nell'intervallo meno V doppio mezzo e più V doppio mezzo. E quindi è un rumore colorato. Che succede però se io campiono questo rumore colorato con PSD piatta nella banda meno W all'inverso della banda, cioè al tasso in questo? Ottengo sempre il campione di rumore gaussiano, ma stavolta sono incorrelati perché li ho cambiati all'inverso della banda. E dunque il processo tempo discreto è bianco. Quindi il processo tempo continuo pre-campionamento è colorato. Il processo tempo discreto post-campionamento è bianco. L'abbiamo appena dimostrato perché l'autocorrelazione è impulsiva e dunque la PSD sarà piatta. Stavolta però la PSD S di Ni, variabile frequenza per utilizzata per la trasformazione di Fourier di segnali tempo discreto. Ma questa è solo un'anticipazione, lo vedremo più in dettaglio durante il corso. Era più una curiosità. Prima di fermarci un attimo per la pausa, fatemi fare un altro esempio. E l'altro esempio prevede quest'altro schema. Questa nel blocco che fa la down conversion, quindi la conversione in banda base, io moltiplico un coseno e filtro passo a basso. Qui c'è comunque già qui dentro un filtro che taglia la banda del segnale ingresso. La domanda è: che cosa succede se io non antepongo a questo down converter un filtro passo a banda? Cioè faccio tagliare le frequenze del rumore indesiderate direttamente a questo blocco che fa down conversion. Vediamolo. Quindi vediamo che succede al rumore quando va in ingresso, quindi il rumore che assieme bianco, quando va in ingresso al demodulatore o down converter. Fatemi quindi esplicitare meglio il blocco del fan down conversion. E quindi fatemi evidenziare due rami del demodulatore. Il ramo in fase moltiplica per il recettore coseno e filtra passo a basso. A banda W. Il ramo invece in quadratura moltiplica per meno radice 2 seno e anch'esso filtra per un filtro, con un filtro passo a basso a banda W. L'uscita della componente in fase si chiama NC, l'uscita del ramo in quadratura lo chiamo N. S. Guardate, qui ho scritto direttamente NLP, come se fosse l'equivalente passa basso di un segnale passa banda. In realtà questo ingresso non è un segnale passa banda. Ok? Allora il pedice LP è un po'... non è rigoroso. Ce lo metto lo stesso perché in ogni caso questo è un segnale passa basso e quindi potrebbe essere l'equivalente passa basso di qualche altro segnale passa banda, ma non certamente di questo, perché questo non è passa banda. Va bene? Questo ha PSD piatta, quindi la banda è infinita, non è passa banda. Quindi questa notazione qui che ho usato, ripeto, LP, sta solo a dire che è un segnale passa basso.
ma non è l'equivalente passabasso di questo oggetto qui, perché questo non è passabanda. Non l'ho utilizzata a caso perché vedremo che in realtà le cose non cambiano molto rispetto all'esempio precedente, cioè quando qui ho anteposto un filtro passabanda, ma lo vediamo a breve. Questa coppia di segnali reali assieme sono equivalente di un segnale complesso che ho indicato lì sopra con NLP, low pass. Come caratterizzare questi due processi? Bene, prendo un segnale che ossiamo, lo motivo per un segnale, quindi per i due coefficienti reali, e lo filtro basso a basso, quindi un filtro lineare. Sono operazioni lineari su una variabile aleatoria, su un processo che ossiamo. L'uscita è ancora un processo che ossiamo. Di conseguenza questi due processi qui sono ancora gaussiani. Quindi prima osservazione. Sono processi gaussiani. E allora se sono processi gaussiani sono individuati da poche grandezze, dalla media e dalla covarianza. Quindi mi serve media e covarianza di questo oggetto qui, media e covarianza di questo, e poi magari vorrei vedere la covarianza fra questi due. Ok? Facciamolo allora. Cominciamo a calcolare la media di una delle due componenti, ad esempio NC. Poi calcoleremo la media di componente in quadratura N con S. Poi la correlazione tra NC e NC di T meno tau, la correlazione fra NS e NS di T meno tau, e poi la correlazione fra NC di T e NS di T meno tau. Va bene? Ma cominciamo, andiamo per gradi, cominciamo a calcolare la media di questo processo. Per calcolare la media di questo processo devo scriverla in maniera esplicita e se dovessi scrivere in maniera esplicita come è fatto questo processo, dovrei dire che è ottenuto prendendo un segnale gaussiano di T moltiplicato per radice 2 coseno e filtrato passo a basso. L'operazione di filtraggio passo a basso nel tempo è una convoluzione, quindi questo segnale è il frutto di una convoluzione. Fra chi? Fra un segnale in ingresso che è radice 2 n coseno e un altro segnale che è la risposta impulsiva del filtro. Fatemela chiamare H, la risposta impulsiva del filtro, e allora è H di T meno X di X. Quindi la variabile integrazione è X e ho il segnale in X per la risposta del filtro in T meno X di X. Questa è l'espressione completa della di una delle due componenti, quella in fase. Ora, se potessi scambiare, e lo posso fare, l'operazione media di integrale, e quindi se portassi dentro l'operazione media, l'unica variabile aleatoria che vedo qui dentro è questa, n con x,
tutto il resto è deterministico. Quindi se portassi la media dentro, ricordando che la media di x, anzi scusate, di n con x fa 0, perché il processo di ingresso è SSL bianco, quindi a media nulla, porto la media dentro, la media di x fa 0, l'integrale di 0 fa 0. E quindi il primo processo NCT a media nulla, è gaussiano a media nulla. Riprendendo lo stesso calcolo per l'altra componente, è tutto identico, al posto di coseno ci devo mettere meno seno. Per lo stesso motivo, anche la componente in fase è un processo gaussiano a media nulla. Quindi secondo osservazione, secondo risultato, n con c di t e n con s di t hanno media nulla. Siete d'accordo? Proviamo ora a calcolare la autocorrelazione di n con c. Quindi devo calcolare l'autocorrelazione, processi di segnali di potenza, quindi l'autocorrelazione è la media temporale e la media statistica. Partiamo dalla media statistica. Poi se scopriamo che SSL, allora non serve fare la media temporale, ci fermiamo alla media statistica. Quindi partiamo dalla media statistica. Devo prendere due versioni del mio processo, NC e l'altra NC T meno tau, l'altra ritardata. È coniugata, ma il processo in questo caso è reale, quindi il coniugato non serve. Mi moltiplico e ne faccio la media. Ora, ricordando che questo è rumore per RC2 coseno filtrato con H, e quindi ci sarà un integrale, come prima potrebbe essere rumore N con X, per RC2 coseno 2π FC x, per la risposta impulsiva del filtro che è HT meno x, integrale. Questa è la stessa cosa, qui sarà un altro integrale, tutto identico, soltanto che al posto di t nel filtro HT meno x dovrò scrivere HT meno x meno tau, perché è ritardato di tau. Quindi avrei prodotto i due integrali. Fatemi scrivere il prodotto dei due integrali come l'integrale doppio del primo e del secondo, ma a questo punto devo cambiare la variabile del secondo. Quindi il primo integrale lo faccio in dx e il secondo in dy. Sto dicendo l'integrale di f con x dx per l'integrale di f con x meno tau dx meno tau dx lo scrivo come integrale dell'integrale di f con x per f con x meno tau dx dy, scusate, f con x meno tau.
va bene? Quindi il prodotto è in due integrali, lo schema è integrale e integrale, però devo utilizzare due variabili differenti. Magari la variabile di integrazione qui la chiamo x e qui la chiamo y. Di conseguenza avrò la media dell'integrale dell'integrale. Quindi integrale su r qua. Lasciamo integrale su r, integrale su r. Il primo n con x coseno di 2 pi greco fcx h di t meno x. E il secondo n con x coseno di 2 pi greco fcy per la risposta del filtro h e t meno y alta ritardato t meno tau t meno y meno tau dx dx. C'è un radice 2 qui e un radice 2 qui, allora c'è due volte questo doppio integrale, va bene? Ho saltato qualche passaggio, ma l'avevo descritto a voce. E ora facciamo lo stesso passaggio che abbiamo fatto prima. Portiamo l'operatore di media sotto segno di integrale. L'unica cosa aleatoria qui in questo argomento di integrale sono le due componenti di rumore. E quindi qui dentro rimarrà la media di n con x per n con x. Però vi faccio notare che la media fra n con x ed n con y, che ripeto è quello con cui abbiamo a che fare se porto l'operatore di media sotto segno integrale, poiché il rumore di ingresso è bianco, questa è un'autocorrelazione e l'autocorrelazione è pulsiva, questa dà luogo a una delta. La scrivo meglio, questa è la media di n con x per n con x meno y meno x, ok? Non cambia molto se la scrivo in questa maniera. Ma scritta in questa maniera vedo chiaramente che x è il tempo e y meno x è il ritardo, e dunque questa è l'autocorrelazione nel tempo x ritardo y meno x. Ma il processo è SSL, quindi conta solo il ritardo, e dunque questa è l'autocorrelazione del ritardo n, scusate, del rumore n, nel ritardo y meno x. Ma poiché il rumore è bianco, l'autocorrelazione impulsiva è fine 0 mezzi delta di tau il ritardo, cioè y meno x. Questo è un passaggio che fare molte volte, quindi è molto semplice, prendeteci dimestichezza. Ogni volta che ho la media di un del rumore bianco, quindi un processo bianco, SSL, gaussiano bianco e media nulla, e quindi ho la media di n con x per n con y, fa la PSD n 0 mezzi per delta di y meno x. Perché questa la potete vedere come un'autocorrelazione, il ritardo y meno x, l'autocorrelazione impulsiva, delta di y meno x.
chiaro? E ci fa proprio comodo questo, perché abbiamo l'integrale in dx meno in dy, quindi una delta di Dirac in y meno x è comoda, elimino l'integrale. Di conseguenza abbiamo che quella espressione sopra diventa due volte n 0 mezzi, quindi n 0. Il doppio integrale diventa un singolo integrale, perché il secondo, quello in dy, va via dalla delta e y diventa uguale a x. Qui abbiamo h di t meno x, h di t meno x meno tau, coseno x, quindi coseno in quadro. Mi trovate? Vedo le facce, non molto convinte. Integrare su tutto R di F con X, per integrare su tutto R di G con Y, di delta di X meno Y, dy dx, l'integrale in dy, quindi questo si può portare di fuori. Questo integrale qua, proprio per la proprietà della delta, per la definizione di delta, fa g con x, perché delta campiona questa funzione nel punto x quando integra in dx, e qui rimane l'unico integrale in dx che è esattamente quello che ho avuto qua. N con x coseno f, doppio greco fcx h t meno x è la mia f con x di sopra. N con y coseno di t meno fcy h e t meno y meno tau è la g con y lì, che diventa uguale a g con x. Quindi il coseno è lo stesso, diventa coseno quadro, e la risposta impulsiva h e t meno x, h e t meno x meno tau. Ok? Ora un integrale in cui abbiamo, anche questo è standard, lo faremo molte volte, abbiamo un processo o un segnale da questa parte qui che passa a basso, perché vi ricordo che H è la risposta impulsiva del filtro passa a basso, quindi è un segnale passa a basso, anzi vi dico anche che banda A, questo segnale qua H c'è, cioè banda W, perché la risposta impulsiva è un filtro passa a basso a banda passante W, quindi a banda W per definizione. Quindi questo è un segnale passa basso, questo è un segnale passa basso, questo a banda W, questo a banda W, il loro prodotto è ancora un segnale passa basso ma a banda 2W. Ok? Perché prodotto nel tempo da convoluzione in frequenza, e la convoluzione fra due segnali a banda W da un segnale a banda 2W. In ogni caso questa è una frequenza piccola, è una banda piccola. Qui abbiamo un coseno. Se ci fosse l'integrale di un segnale passa basso per un coseno a frequenza fc con fc maggiore di w mezzi, l'abbiamo visto in passato, e la trasformata di Fourier di questo oggetto qua nel punto fc è fa 0, perché nel punto fc questa segnale qua, la sua trasformata di Fourier fa 0.
Tuttavia qui non è un così, è un così in quadro. Come cambiano le cose? Il coseno in quadro è 1 più il coseno del doppio della frequenza diviso 2. Vi ricordate? Formula di bisezione. Quindi questo è un mezzo integrale di h di t meno x h di t meno x meno tau di x più un mezzo integrale su tutto r della stessa quantità per il coseno a doppio della frequenza. Ok? E ora questo secondo termine sì che fa zero, perché il coseno potrei vedere, ripeto, come la parte reale di un esponenziale complesso. E allora questa è l'integrale di un segnale per un esponenziale complesso, si chiama trasformata di Fourier. Quindi la parte reale è la trasformata di Fourier di chi? Di questo segnale qui. Ma questa banda W, il loro prodotto a banda 2W perché è la convoluzione. Io sto guardando un segnale che a banda in un punto FC che è maggiore di W, la trasformata di Fourier fa 0 e la sua parte reale fa 0. Dunque questo secondo termine qui fa 0. Lo abbiamo già visto un paio di volte in una lezione passata e rimane solo il primo termine. Termine, se faccio un cambio di integrale, un cambio di variabile e la quantità t meno x me la chiamo y, se preferite. Diventa integrale di h con y meno tau dy, ci sarebbe meno dy, però dovrei anche scambiare l'ordine di integrazione gli estremi, perché quando x va a meno infinito, y va più infinito. E quindi, rigirando l'ordine di integrazione, posso mettere più dy. Ok? Ma questa è una quantità ben nota, perché è l'integrale di un segnale per un segnale ritardato. Si chiama autocorrelazione di quel segnale.
questo punto che è il ritardo tau. Ora dobbiamo ancora svilupparlo un attimo, però forse è meglio se facciamo una pausa, che ci vuole ancora qualche altro minuto.